parametro di che serve a vedere come varia e modifica il profilo di consumo e prelievo dell'energia su un impianto fotovoltaico domestico. Qua abbiamo un grafico della produzione fotovoltaica senza storici. Abbiamo la nostra bella campana di produzione di energia giornaliera. A mezzogiorno abbiamo l'apice della produzione fotovoltaica. Abbiamo un grafico grigio che rappresenta il consumo dell'abitazione, perché ogni abitazione, anche se voi non siete a casa, ha un consumo di base che dipende dal frigorifero, dalla caldaia, da tutti i dispositivi che comunque abbiamo connessi nella nostra abitazione. La parte verde è l'autoconsumo che sia diretto dell'energia, cioè il concetto che diceva il signore. Cioè, nel momento in cui il mio impianto fotovoltaico sta producendo, un po' di energia la riesco a utilizzare direttamente in casa, senza bisogno di passare per la rete. L'altra energia viene immessa in rete, ok? La sera, quando si ritorna a casa e una famiglia ha bisogno dell'energia per cucinare, vedere la televisione, stare con i propri figli, in quel momento non abbiamo il fotovoltaico e quindi preleviamo dalla rete. Fino ad oggi il meccanismo che ci permetteva di fare uno scambio economico per giustificare il fotovoltaico era lo scambio sul posto. Ma negli ultimi 3 anni ha subito 4 variazioni del prezzo riconosciuto per questa energia. Tutti prezzi in calo. Eravamo partiti con un rimborso dell'80% di quello che si spendeva la sera per acquistare energia dalla rete. Oggi non arriviamo al 40%. E la prospettiva non è delle più rose. Questo invece è un grafico con un impianto fotovoltaico con lo storage. La differenza sta nella parte mattutina, diciamo così, nella parte azzurra, dove lo storage accumula l'energia prodotta dal fotovoltaico e non la fa immettere in rete, non la diamo alla rete, ma la manteniamo in casa. A un certo punto le batterie sono cariche, a quel punto un'eccedenza di energia viene immessa in rete. Abbiamo comunque un limite fisico della batteria per la rete. Cosa succede però? Quando il fotovoltaico si ferma e si spegne dopo le 18, le 19, l'orario comunque serale, l'energia che noi utilizziamo la sera ci viene fornita dal nostro sistema di accumulo e noi non scambiamo nessun kilowattora con la rete e non dipendiamo dalla rete. Si scaricano le batterie, fin quando non si esauriscono le batterie oppure si riesce ad arrivare al giorno dopo. Il giorno dopo riparte il ciclo, il fotovoltaico inizia a produrre, la casa viene alimentata dall'autoconsumo diretto e l'altra energia va nelle batterie. Un sistema elettrochimico è un sistema di accumulo che serve per cicli brevi di carica e scarica giornalieri. Chiediamo a vedere un attimo il discorso della bolletta. Come è strutturata la bolletta? Questa è fonte Enchesi. Sostanzialmente il nostro prezzo di kilowattora è legato, caso unico in Europa, al nostro consumo. Più aumenta il nostro consumo, più aumenta il costo del kilowattora che paghiamo. Tutte le regole del commercio moderno sanciscono che più uno acquista o ha disponibilità di acquistare materiale, il prezzo dovrebbe proporzionalmente ridursi. No. L'energia elettrica non è così. Quindi abbiamo che chi consuma poco, da 0 a 1800 kWh, ha un prezzo, parliamo di una fascia unica, di 12,8 centesimi a kWh, solo la parte di energia più servizi di rete e di sistema. Nella fascia 1800-2640 kWh all'anno, una famiglia in media consuma 3000-3500 kWh all'anno di energia elettrica. Siamo una fascia, siamo ad un prezzo di 0,18 euro a kilowattora. Aumentiamo il consumo, passiamo a 0,25 kilowattora. Sopra 4.400 kilowattora di consumo arriviamo quasi a 30 centesimi. Oltre a questo abbiamo le quote fisse che sono 23 euro per un contatore da 3, 23 euro per il fatto di avere un contatore
e la quota potenza per ogni kilowatt richiesto, sono quasi 6 euro a kilowatt di potenza. Quel grafico lì invece vi fa vedere la percentuale di utenti che sono in una determinata fascia di consumo. Viene sintetizzato nella torta, non so se la leggete bene, il 36% degli utenti italiani domestici è nella fascia 1800-2640 di consumo, il 37% 2640-4440. Quindi più del 70% degli utenti è nella fascia da 1800-4400, quindi paga una media di 25 centesimi di euro a kilowattora consumato.